Bilancio positivo per il secondo anno di attività dell'Associazione Contoterzisti Umbria, guidata da Sergio Bambagiotti, che si è riunita al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo con l'obiettivo di tirare le fila degli ultimi 12 mesi di lavoro. Noi siamo partiti da zero e l'obiettivo mio era arrivare a un numero di soci che avesse tre cifre. Ci stiamo lavorando, ci stiamo avvicinando e noi abbiamo impostato la nostra linea politica in un primo tempo, a parte lo sviluppo e nel risolvere quali che sono i problemi pratici che ha il contoterzista. E in più noi vogliamo avere un input di essere sempre più super tecnologici, per il nostro input è la tecnologia. Stiamo lavorando fortemente sull'agricoltura di precisione, questo fa sì che si ha un'ottimizzazione di tutte quelle che sono le lavorazioni, un risparmio per quanto sono i semi, i concimi, quindi meno impatto ambientale e quindi tutte una serie di situazioni che portano a un'agricoltura moderna e competitiva. Ed è proprio su questo particolare aspetto che si rinsalda la già stretta collaborazione tra Confagricoltura e Contoterzisti, che in Umbria opera proprio all'interno delle sedi regionali della Confederazione. Oramai da anni Confagricoltura ha imboccato la strada dell'innovazione e la sta portando avanti anche d'intesa con i contoterzisti. Questo è un aspetto sul quale abbiamo lavorato nella passata programmazione e lavoreremo nella prossima. Quindi collaborazione piena, la nostra associazione è aperta all'innovazione, quindi torno a dire c'è una sintonia completa. Il contoterzismo è una risposta chiara e forte a quella che è l'evoluzione in agricoltura, pertanto il contoterzismo sempre più collaborando con gli agricoltori, quindi con le associazioni di categoria, deve trovare un ruolo di supporto e soprattutto creare redditività all'agricoltura. La prospettiva dell'Europa è che tutta l'Europa si sta organizzando sotto questo aspetto, perché l'investimento ovviamente nelle macchine, nei fitofarmaci, negli agrofarmaci, l'agricoltura di precisione può essere fatta solo da chi ha capacità di investire e soprattutto capacità di recepire quelli che sono i fatti innovativi.